Nella Riviera Romagnola la mafia non chiede soldi, li distribuisce. La sua arma più potente è il denaro contante. Lo offre agli imprenditori in difficoltà e pian piano si impossessa di alberghi, spiagge, ristoranti. A partire dal mese di settembre, che è la data in cui è stato aggiornato ed ampliato il protocollo di legalità, ho firmato 13 interdittivi antimafia, 10 hanno riguardato il settore alberghiero. Una quindicina i beni sequestrati alla criminalità organizzata in provincia di Rimini. Abbiamo appartamenti, garage, terreni, ex ristoranti, hotel. Per contrastare le infiltrazioni mafiose è fondamentale la collaborazione dei comuni che segnalano situazioni sospette e strutture a rischio. 28 gli alberghi su cui il sindaco di Rimini ha allertato le forze dell'ordine, un fenomeno in aumento con la pandemia. Nel Covid colpisce il movimento delle persone, per questo chiediamo che anche il governo sia efficiente, efficace, subito con misure. Il credito deve essere vicino alla comunità perché se no il rischio è che qualcuno arrivi con la liquidità. Noi questo non lo permetteremo. I sindaci dei comuni costieri più Sant'Arcangelo hanno rinnovato il loro impegno per l'osservatorio sulla criminalità organizzata, mentre la prefettura sta già lavorando a un nuovo protocollo contro l'usura e l'estorsione.